Così recitava Francesco Petrarca in un sonetto del suo canzoniere Rerum Vulgarium Fragmenta. Solo et pensoso, i più deserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti, et gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigio uman l'arena stampi. Il campo, anticamente il plurale, campora. Spazio opportunamente delimitato di terreno, lavorato e coltivato. Dal latino campus, vale a dire pianura, campagna per estensione. Anche spazio libero, distesa vasta, di cielo, di mare. Oppure, a Siena ad esempio, la celebre piazza. Ma tant'altro ancora, settore, ambito, materia, soggetto, tema, argomento, o recinto prigione per condannati politici in tempi di guerra, cose tristemente note. Accampamento, campo di battaglia, campo minato, campo aperto, campo libero, mettere in campo, fare il campo, campo di tiro, luogo per duelli, tornei, giostre, un tempo. Prendere campo, entrare in campo, campo sportivo, abbandonare il campo, morire sul campo, tenere campo, campo di aviazione, d'atterraggio, campo visivo, uditivo, campi Elisi, campo gravitazionale, elettrico, magnetico. E viva la primavera, incarnata meravigliosamente dagli alberi in fiore. Alle nostre spalle c'è il prugnolo, professor Menghini. Di che cosa si tratta? È una specie della nostra flora, sicuramente molto abbondante, vi sarà capitata di vederla, di incontrarla. È una delle piante che ci testimonia l'arrivo della primavera. La primavera non in senso legata al calendario, ma la primavera è legata alle piante. È infatti una delle specie più precoci, che anticipa la fioritura di tutte le altre, piante, anticipa anche la classica fioritura dei mandorli, che tra poco inizieremo a vedere. Basta guardare un classico panorama di collina e in questo momento si vedono queste macchie bianche. Una specie molto rustica, si adatta molto bene a quasi tutti i terreni. Molto spesso la troviamo proprio ai bordi dei campi, dove è rimasta proprio a segnare il confine tra una proprietà e l'altra. Oggi la vediamo in splendida fioritura. Tra l'altro c'è anche questa caratteristica che ci vuol far vedere molto bene la sua fase di riproduzione, la fioritura. Infatti è una delle piante che fiorisce prima ancora di riprendere la ripresa vegetativa. Infatti da qualche dettaglio si vede bene che la pianta è in piena fioritura, ma ancora non ci sono per niente le foglie. Le foglie sbocceranno successivamente. È una pianta interessante, anche legata alla tradizione. Veniva utilizzata, tuttora viene utilizzata, per esempio per l'aspetto liquoristico. Ci si fa un gradevole liquore con i frutti dal sapore leggermente acidulo, e gli stessi frutti negli ultimi anni sono stati invece molto rivalutati, soprattutto nell'area del Molise, per delle proprietà protettive nei confronti di diverse patologie. Quindi è una delle specie, diciamo, più promettenti, che oggi viene riconsiderata e rivalutata anche dal punto di vista salutistico. Troviamo oasi vivai piante nell'area di Ripateatina. C'è proprio bisogno di un'oasi ogni tanto. Parlerò di questa struttura vivaistica estremamente interessante con il titolare di questa azienda, Luigi Di Primio, che ci spiegherà un po' le caratteristiche e le diversità rispetto magari a tanti vivai generici, che non danno l'idea esatta di quello che magari è una struttura così interessante, diversa. Perché, Luigi? Cos'ha di particolare? Senz'altro una bella realtà in Abruzzo, e quindi un vanto per tutta la regione. È iniziata con la vendita delle piante ornamentali al pubblico, quindi al dettaglio, ma nel corso degli anni, ormai tanti purtroppo, si sta dedicando sempre di più alla propagazione delle piante, e quindi fornisce sia giovani agricoltori che a giovani vivaisti che a giardinieri giovani piante proprio che possono essere ricoltivate e quindi possono essere riutilizzate nella crescita successiva. Poi abbiamo un secondo aspetto, che è la vendita di grandi esemplari per il pubblico, giardinieri, utilizzatori finali, quindi siamo aperti al dettaglio con un assortimento notevole,
Tenga presente che noi abbiamo circa 500 specie in coltivazione, milioni di piante propagate. Questo secondo aspetto ci differenzia perché abbiamo esemplari più disparati che possono servire proprio per il verde urbano, per il verde privato, per i paesaggisti che volessero creare anche dei giardini molto, molto avanzati, molto di pronto effetto. Siamo di fatto rimasti gli unici vivaisti che coltivano gli alberi. L'albero è un elemento essenziale nell'arredo urbano, nell'arredo dei giardini, serve per fare viali, per creare ombra. E siccome sono piante che per la loro crescita, per la loro proprio natura, hanno bisogno di diversi anni. Ipotizziamo un viale di tigli. Un viale di tiglio, per esempio, un viale di platani, di ippocastani, un viale di prunus, cioè nelle diverse tipologie e poi nelle diverse varietà per assicurare, assicurare una certa colorazione delle foglie, una certa fioritura. Anche palme? Anche palme, però queste in questo periodo stanno soffrendo un po' delle patologie, nuove patologie tipo il punteruolo rosso, quindi Rhynchophorus ferruginosus, che colpisce purtroppo tutte le palme. Quindi anche queste palme sono un po', diciamo, fuori moda, sono un po' fin quando non si riesce a trovare la soluzione per debellare questo insetto, temo che dobbiamo rinunciare a quello che era un vero e proprio business prima, con la vendita anche delle palme. Noi abbiamo un microclima molto favorevole a questo sviluppo delle alberature, oltre che dei cespugli, perché essendo lungo una vallata, questa è la Val di Foro, quindi proprio l'asse diretto, i romani direbbero proprio il vero decumano della viabilità che collega la montagna al mare, quindi la nostra vallata risente di un microclima molto particolare. Noi siamo praticamente a 5 km dal mare e a 20 dalla montagna e quindi c'è una forte escursione termica e una brezza continua. Questa brezza continua e la forte escursione termica determina un microclima molto particolare che consente la crescita di queste piante. Però stiamo attenti a che vengano robuste e addirittura noi ci possiamo permettere di recuperare l'acqua perché ne consumiamo pochissima. Mentre gli alberi, come dicevo prima, vengono coltivati in piena terra, quindi un appezzamento di terreno con un'ottima giacitura è sufficiente già per la coltivazione degli alberi. Per quanto riguarda invece la propagazione delle piante, quindi quel primo aspetto che stavamo dicendo e che poi vedremo in particolare in dettaglio, ha bisogno di strutture climatizzate, quindi di serre in ferro vetro e di impianti di riscaldamento che possono determinare un microclima di umidità, di temperatura e un mix di questo microclima che favorisce appunto la radicazione delle piante e quindi lo sviluppo delle piantine stesse, con strutture di ombreggio, strutture di propagazione e anche piazzali in piena aria proprio per godere di questa variabilità termica che poi nella seconda fase costituisce l'aspetto, diciamo, la ciliegina sulla torta che consente la crescita ottimale di queste piante. Un aspetto che forse non sospettavo quando ho iniziato l'attività è che anche le piante avessero delle mode, quindi si usa cambiare tipologie di piante. Magari qualche articolo su delle riviste specializzate parla della pianta X e tutti vogliono la pianta X, l'anno dopo si parla della pianta Y e tutti vogliono quella. Così in tutti i settori è così? In tutti i settori, ma sulla parte botanica, piante questa ci mancava. La parte botanica, quindi mi ha sorpreso che c'era questa a moda. Nelle case, nelle villette a schiera, nelle villette personali, padronali, insomma, sia sempre di più la necessità di recintarsi, necessità di creare delle quinte, ma questo anche per isolarci dai rumori, dall'inquinamento, anche dal pettegolezzo, dalla curiosità. Pettegolezzo, se vogliamo. Piace quello che non si può avere o quello che non si trova in natura. Ci mancherebbe. Allora adesso entriamo nel dettaglio tecnico, andiamo a vedere qualche operazione chirurgica fondamentale. Allora Luigi, siamo entrati in una serra e andiamo dove? Allora, questa è la serra che noi chiamiamo serra madre, perché è proprio la madre di tutte le piante, e in questa serra, quindi una struttura specializzata, noi eseguiamo le operazioni di taleaggio e quindi di propagazione delle piante. Ovviamente diverse varietà e diversi milioni di talee che diventeranno piantine, come dicevo prima, destinate ad altri coltivatori. Tutti i giorni la nostra azienda parte da del materiale assolutamente fresco, che possono essere
dei rami o delle parti di piante di diverse dimensioni, di diverse consistenze, quindi da una consistenza abbastanza erbacea fino a una consistenza più legnosa, vengono porzionate come si sta facendo adesso. Sono delle piccole talee. Queste piccole talee vengono defogliate, immerse in un ormone di radicazione e successivamente piantate. Si creano dei cloni sono delle, in questo caso delle piante, sono degli esseri viventi assolutamente uguali alle piante madri, quindi all'inizio, di dietro di questa serra, c'è assolutamente la scelta della pianta madre che ha le migliori caratteristiche per il mercato, le migliori caratteristiche che si confacciano meglio alle nostre esigenze. Quindi, vista, analizzata la prima fase, che è la fase del taleaggio vero e proprio, quindi del porzionamento dei rami in piccole parti nelle talee, in questa fase vengono defogliate, ovvero della singola talea viene lasciata soltanto parte delle foglie. Per evitare un pochino un'eccessiva traspirazione, viene invogliata e viene stimolata la radicazione. Questa radicazione viene stimolata grazie a un ormone, delle auxine, che servono per invogliare la radicazione nella parte basale della pianta. La terza fase, che adesso andremo a vedere, si svolge all'interno di un bancale. Adesso ci troviamo all'interno del tunnel, quindi della terza fase della radicazione, del taleaggio, e queste singole talee che abbiamo porzionato e defogliato vengono piantate all'interno di un alveolo. Questo alveolo è composto da torba e perlite, sono i materiali inerti, insomma, che servono un pochino per creare del drenaggio. E qui all'interno di questi tunnel riscaldati e con una forte percentuale di umidità all'interno, che si crea con un telo plastico che serve per non far evaporare eccessivamente, quindi per non far disidratare tanto le nostre talee, trascorrono un tempo variabile. Questo tempo può essere da un mese per le talee più erbacee, quindi per quelle piante più erbacee, soprattutto per i fiori normalmente, tutte le piante fiorite, fino a diversi mesi, 2, 3 mesi, 4 mesi, per alcune piante che sono un pochino più ostiche per la radicazione. Sotto scorre l'acqua? Sì, acqua calda. Sì, scorre acqua calda, soprattutto nel periodo invernale, chiaramente esclusivamente nel periodo invernale, perché per stimolare la radicazione non basta soltanto gli ormoni che abbiamo messo all'inizio, serve anche una certa temperatura. Questa temperatura si aggira intorno alla 20-25 gradi a seconda delle varietà, e il nostro metodo è un metodo molto semplice, una sorta di riscaldamento a pavimento che si usa normalmente nelle abitazioni, una serpentina di acqua calda con una mandata e un ritorno, e con una caldaia viene scaldata l'acqua e viene mandata, in modo tale da tenere la parte basale della talea calda e la parte aerea più fresca. Questa differenza, questo gap di temperatura, serve proprio per stimolare la radicazione. Guido, allora? Eccoci qui nella fase successiva del taleaggio, quindi il nostro prodotto, la nostra giovane pianta, la nostra talea, adesso sta crescendo e cresce in un nuovo substrato completamente diverso da quello in cui ha radicato, e chiaramente con una dimensione di vaso nettamente superiore. Questo è un'invasatrice, un macchinario piuttosto moderno che usiamo noi per invasare queste giovani piante. Questo macchinario è composto da una grande tramoggia che accoglie della torba e dei materiali inerti, normalmente della pomice e dei concimi a lenta cessione. Cade il terreno, il terriccio all'interno dei vasetti, un trapano elettrico fora la terra e un operatore, uno o più operatori, piantano queste giovani talee all'interno dei vasetti. Questi vasetti si muovono sopra un nastro trasportatore che può essere più o meno lungo a seconda delle esigenze, e il nostro operatore raccoglie questi vasetti, le etichetta la cassetta, che un'etichetta serve come un prodotto interno, come un feedback interno per tracciare i prodotti e anche successivamente per la vendita, perché su questa etichetta c'è un codice interno che ci permette di risalire al periodo di taleaggio, alla radicazione, al rinvaso e successivamente anche alla vendita. Quindi, se ci dovessero essere dei problemi legati a delle patologie o delle varietà sbagliate, possiamo risalire come una vera e propria tracciabilità di filiera, come nel mondo agricolo vero e proprio. Le piantine quindi vengono messe all'interno di una cassetta per un numero di 40 e successivamente vengono stoccate all'interno di serre, ombrari o in campo aperto per la crescita, per la coltivazione. Ed è questo un pochino il punto in cui l'azienda si è soffermata molto, la vendita di questo piccolo vasetto per altri vivai, per la ricoltivazione. Produciamo circa un milione e mezzo di giovani talee e quindi anche di giovani vasetti, giovani piante.
Professor Fernando Tammaro, il clima è cambiato, si vede, si nota, non lo dico io. Che rapporto c'è col mondo botanico oggi? C'è un rapporto molto, molto stretto, perché le piante verdi sono le uniche capaci di operare la fotosintesi, ovvero sia di catturare l'anidride carbonica dall'atmosfera e di fissarla in uno zucchero e quindi contemporaneamente liberare l'ossigeno. Perché questo è importante? Perché il cambiamento climatico che noi constatiamo praticamente quotidianamente, basta che leggiamo un giornale oppure sentiamo la televisione e ci rendiamo conto che in una parte ci stanno 2 metri di neve e in un'altra invece il clima è diventato arido. Pensiamo un attimo, che, limitandoci all'Italia, che poche settimane fa sulle Alpi non faceva la neve, a Matera, città della cultura europea del 2019, la neve era di 1,5 metri. Perché questo? Perché tutte le varie attività umane che si sono sviluppate negli ultimi 40-50 anni immettono nell'atmosfera l'anidride carbonica e quindi questa molecola, questo gas, si chiama gas serra perché si trattiene negli strati più bassi dell'atmosfera e quindi non consente ai raggi solari, che pervenuti sulla Terra poi dovrebbero essere ridiffusi, invece di rimanere imprigionati. Questo determina un aumento termico che dal punto di vista appunto la causa principale di queste modificazioni climatiche del cambiamento climatico globale, noto come global change. E quali sono le conseguenze? Che l'evotraspirazione del mare, avendo più energia, incontra le masse di aria fredda man mano che appunto si porta verso gli strati più alti dell'atmosfera e quindi determina degli scontri e queste masse erratiche prima ricadevano sul mare e quindi erano i tifoni marini, adesso invece vanno dappertutto e quindi sono incontrollati con danni incalcolabili. Le tecnologie hanno proposto varie soluzioni ma sono poco convincenti anche quelle proposte da illustri scienziati. L'unica vera possibilità è quello di rispettare il verde biologico, cioè evitare di tagliare ulteriormente le foreste tropicali, fare un'azione di riforestazione ampia, massiccia e direi diffusa anche nel nostro paese. Relazioni climatiche, sulle piante in particolare, che cosa succede per questo cambiamento climatico? Dico, succede una cosa straordinaria, perché la pianta è, come è noto, legata tipicamente al territorio, cioè non è che può spostarsi come fanno gli animali. E quindi quando c'è questa variazione termica determina due aspetti. La temperatura media, quando per dire passa da, non so, 10 gradi a 12 gradi, determina la morte di molte piante coltivate e spontanee, per cui praticamente tutti gli areali delle specie mediterranee si stanno spostando più verso il nord. Per fare una battuta che è battuta ma c'è un fondo di verità, magari da qui a 50 anni le viti verranno coltivate in Baviera, quindi noi non avremo più il vino importante che dalla provincia di Chieti, dell'Italia, della Toscana, ma la dovremmo andare a comprare in Baviera. Potrebbe succedere anche questo. Potrebbe succedere perché l'aumento termico su queste piante coltivate, ma non solo su queste, ma anche sul grano, sta determinando uno spostamento. Quindi l'aumento termico porta queste coltivazioni più verso il nord, dove ritrovano le condizioni che avevano qui nell'area mediterranea. E d'altronde invece, se fa troppo freddo, le punte estreme dei valori termici negativi determinano la morte delle piante, cioè se in un territorio tutti gli anni le temperature invernali vanno a meno 7, meno 8, meno 10, meno 12, ma come può una pianta resistere? È chiaro che dopo un po' questa muore e quindi le conseguenze climatiche stanno determinando delle alterazioni
sia alle vegetazioni spontanee, quindi ai boschi, sia alle coltivazioni che sono alla base dell'alimentazione umana. Siamo nella sede regionale della Coldiretti Abruzzo. Abbiamo un bel discorso da fare, ampio, variegato, con il direttore della stessa Coldiretti, il dottor Giulio Federici. È molto importante quello che è accaduto in queste ore a proposito dei cibi stranieri, chiamiamoli così, di una importazione che talvolta non è proprio limpida. Quindi che cosa è successo in queste ore per cui i nostri consumatori possono stare un po' più, come si dice, tranquilli? Sì. La madre di tutte le battaglie per Coldiretti è stata sempre e comunque l'etichettatura. L'etichettatura obbligatoria su tutte le produzioni agroalimentari, su tutti i cibi italiani. Perché? Perché evidentemente indicare in etichetta la provenienza della materia prima implicava una conoscenza forte da parte degli consumatori, che avrebbero potuto allo stesso tempo scegliere quello che poteva essere per loro il migliore alimento gradito. È chiaro che c'erano delle situazioni particolarissime, noi non riuscivamo a conoscere da dove venissero le materie prime che andavano a costituire forse in qualche caso anche l'elemento fondamentale. Mi viene in mente una in assoluto, per eccellenza, che è lo zucchero. L'Italia era probabilmente uno dei maggiori produttori di zucchero. In tutte le nostre pianure, in tutte le nostre vallate c'era la coltura della barbabietola e ce n'erano tanti e tanti di zuccherifici sparsi per l'Italia. Oggi ne è rimasto uno soltanto. Noi non sappiamo da dove deriva lo zucchero che va a comporre quei bei prodotti che in qualche modo consumano anche i nostri bambini sistematicamente. Ma mi viene in mente anche il latte. Si pensi che alcune regioni d'Italia, che sono sostanzialmente anche molto piccole, ma nel loro interno ci sono aziende anche multinazionali, aziende importantissime che producono cioccolato, che producono derivati sostanzialmente dell'alimentare dolciario, che non sappiamo assolutamente da dove arriva quel prodotto. Bene, una sentenza di marzo, mi sembra di ricordare, del Consiglio di Stato ha obbligato a togliere un segreto di Stato, che era quello delle importazioni. Praticamente in Italia i normali cittadini italiani, ma anche le organizzazioni italiane, non potevano conoscere da dove arrivava il prodotto di base di alcuni alimenti. Quindi quelle imprese potevano tranquillamente importare prodotti dal mondo e nessuno sapeva da dove venivano. Da ieri ci giunge notizia proprio che grazie alla magistratura finalmente questo segreto di Stato viene meno. Quindi saremo più consapevoli di quello che andremo a mangiare, o perlomeno sapremo da dove arriva quel prodotto, fermo restando che ovviamente l'etichettatura è sempre quell'elemento che farà la differenza. Noi solo da lì potremo capire fino in fondo da dove deriva il prodotto primario che costituisce il cibo che noi andiamo a mangiare. L'Italia ha tante produzioni che ormai è riuscita a identificare. Ci sono marchi privati e marchi pubblici che garantiscono in qualche modo la provenienza degli alimenti e la provenienza del prodotto di base. Ma con questa ulteriore scesa di sipario avremo una chiarezza più dettagliata di quelli che sono gli alimenti primari. Che l'importanza dell'abbattimento di queste barriere, e quindi dello svelare da dove arrivano determinate produzioni che costituiranno il nostro cibo, è molto molto importante sulla forma etica. Perché? Perché in determinati territori di altri paesi europei e non, le regole sono ben diverse, quindi lo sfruttamento di quelli che possono essere i minori e del lavoro in forma generale ovviamente costituisce forma di concorrenza completamente sleale, ma soprattutto non etica. Ho soffiato in tre tempi
Bisogna farlo perché la tentazione è sempre molto forte. Che cosa è? Se fossero state le candeline della torta del compleanno, il desiderio si sarebbe avverato in 3 step. Questo è il classico gioco che facciamo tutti, che abbiamo fatto da bambini e che continuiamo a fare. Quello che comunemente chiamiamo soffione, no? Non è altro che la fase finale del ciclo riproduttivo di una pianta. È il momento della fruttificazione e della dispersione dei semi. Ecco, questo è il fiore che tutti conosciamo, il classico tarassaco, pisciacane o tanti altri nomi dialettali. Questo è il momento in cui ci sono i fiori e quindi è in corso il processo della riproduzione, mentre quando vediamo il soffione, ci tengo a dire che questa è di un'altra specie, si riconosce abbastanza facilmente che è diversa, siamo nella fase successiva. Ormai è compiuto il processo, è avvenuta la fecondazione, si sono formati i nuovi semi all'interno dei nuovi frutti e questo non è altro che il sistema per disperdere questi frutti. Se li guardiamo da vicino, infatti, ammesso che il vento ce lo permetta, non vediamo altro che dei mini frutti attaccati a una specie di ombrellino fatto di piume, e quello diventa il sistema per far sì che i semi della pianta, ma in questo caso sono frutti, non cadano sopra la pianta madre ma vengano dispersi nell'ambiente. E questo fondamentalmente è una delle strategie con cui le piante si spostano. Spostamento per le piante non è la locomozione attiva che abbiamo noi e la maggior parte degli animali, ma è appunto colonizzare nuovi territori, quindi propagare la specie in un ambiente più ampio. Chiudiamo con la tentazione che non è solo mia. Vai, prof. Più bravo di me. Il mio desiderio si avvera.